Nei giorni scorsi si è celebrato il 71esimo anniversario della festa della liberazione, una data storica, quella del 25 aprile 1945, che pone la nostra nazione in uno stato finalmente di libertà assoluta dall'oppressione nazi-fascista. Sono 71 anni che celebriamo questa data, alle volte anche con un pizzico di retorica da parte di quelle che sono le autorità chiamate a celebrare questa giornata. Nella puntata odierna di In Cronaca però vogliamo affrontare il tema in maniera diversa, fare una ricerca storica su quello che è avvenuto in Abruzzo, in particolar modo in un periodo che va dal 43 al 45, e abbiamo scoperto da questo punto di vista un lavoro estremamente importante, come quello del portale www.stragi-nazi-fasciste.it, un portale assolutamente importante e pieno di risorse, di informazioni che insomma ricostruiscono tutti quelli che sono stati gli eccidi nazi-fascisti nel nostro paese. A noi interessa ovviamente il discorso relativo all'Abruzzo, alla nostra regione, e scopriamo, ahi noi, che la regione, la nostra regione, è una di quelle che ha pagato uno dei prezzi più sanguinosi da questo punto di vista, perché parliamo di almeno 363 episodi, ma tra poco vedremo, è un dato in continuo aggiornamento, con quasi 1000 vittime, 916 per l'esattezza. Questo portale nasce da un lavoro importante coordinato dal nostro ospite che salutiamo, ed è Enzo Femiani, presidente onorario dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ma soprattutto componente del Comitato Scientifico Nazionale che si occupa di queste ricerche, da un gruppo di lavoro abruzzese presieduto da Nicola Palombaro. Sì, l'Abruzzo da questo punto di vista è stata terra di violenze, uccisioni e persino stragi sugli inermi, diciamo così, quindi entra purtroppo tragicamente, come spesso accade, no? Alle periferie della storia, no? Di entrare dentro la grande storia non per vie pacifiche, ma attraverso il sangue e le tragedie. E in Abruzzo il merito del lavoro non è mio, io ho soltanto, come dire, avuto la fortuna di essere nel Comitato Scientifico Nazionale. Chi ha lavorato sull'Abruzzo è un gruppo di 22 ricercatori, la gran parte dei quali giovani, alcuni dei quali alla prima esperienza, quindi questo come dire, lo rivendico come un aspetto positivo, no? Lavorare in gruppo, far lavorare i giovani, alcuni di questi giovani, solo i giovani non strutturati, sono stati anche compensati con i fondi dell'Atlante. Quindi questo mi pare importante, ma il vero punto merito va a Ilaria Del Biondo e Nicola Palombaro, che hanno coordinato il tutto, quindi loro davvero sono entrati dentro la complessità di censire uno per uno gli episodi accaduti in Abruzzo, che quando siamo partiti le cifre ufficiali erano ferme, insomma, a centinaio, 150 episodi, molti erano dubbi, eccetera. Siamo arrivati a 363. I morti in rapporto erano ancora di meno, sembravano intorno ai 250, e siamo arrivati addirittura a 916, no? Quasi quadruplicando il numero. Questo ci dice della, non solo della tragedia della guerra in Abruzzo, che è stato un autentico laboratorio, la nostra terra di guerra totale, per il fatto fondamentalmente che il fronte ha stagnato per quasi per 9-10 mesi sul territorio abruzzese, quindi la guerra qui è stata davvero, come dire, è stata davvero guerra, non è stato qualcosa di indiretto, ma vissuto davvero sulla pelle degli abruzzesi per lunghi mesi difficili, peraltro in un inverno terribile, freddo, nevoso, come quello tra il 43 e il 44. E il fatto che i morti siano stati così tanti ha sorpreso persino noi. L'Abruzzo è, tra tutte le regioni italiane, sono state censite 20 aree, 19 aree regionali e un'area di territori allora italiani, oggi non più, quindi 20 aree
territoriali nel complessivamente l'Abruzzo è per numero di morti al decimo posto, si colloca a metà, no? Quindi quando in realtà come ampiezza territoriale e numero di abitanti ovviamente l'Abruzzo è molto molto più indietro ed è addirittura l'ottavo posto per numero di episodi, quindi vuol dire che, no? Che l'Abruzzo in qualche modo è in tutto il sud, solo la Campania ha avuto un numero maggiore di morti, oltre 1400, e un numero maggiore di episodi, quindi per il sud l'Abruzzo è davvero la terra più colpita. Alle nostre spalle le immagini del portale www.stragi-nazi-fasciste.it e quei marcatori rossi stanno a indicare un po' le zone dove sono accaduti questi eccidi. In questo momento il nostro Diego Martelli vi sta facendo vedere anche l'elenco degli episodi, tantissimi, dicevamo 363, chiaramente quelli che ricordano tutti, ma più che altro per quantità delle vittime sono innanzitutto l'eccidio di Pietranzieri del 21 novembre del 43 con 125 vittime e altri 6 episodi fino all'estate del 44, due di questi addirittura in particolare quello di Onna nel momento in cui i tedeschi stavano già effettuando la ritirata. Avete analizzato, Enzo, anche episodio per episodio quelle che sono state le tipologie, il contesto storico e ambientale nei quali sono avvenuti questi episodi? Allora, intanto c'è da dire che qualunque cittadino italiano e qualunque cittadino del mondo, perché siamo sul web, quindi siamo aperti al mondo, può andare sulla home page del sito e fare ricerca o attraverso la cartina, che come abbiamo visto, quindi attraverso l'aspetto grafico, geografico dell'Atlante, sia per località, quindi per regione, per nome, per data, insomma ci sono varie chiavi di ricerca e poi ci sono tutta una serie di altri materiali, documentari, video, eccetera, che anche giudiziari, che testimoniano alcuni dei pochi processi che ci sono stati sulle grandi stragi italiane, quindi è un quadro completo per accostarsi a un grande buco nero della memoria italiana, no? Perché noi italiani con la nostra memoria tendiamo un po' ad avere un rapporto, diciamo, complicato, controverso, ci commuoviamo, come giusto e legittimo che sia, per alcuni fatti di sangue, no? Accaduti in Italia, nell'Italia repubblicana, e poi abbiamo dimenticato totalmente nella coscienza comune, collettiva, voglio dire, una tragedia di questo genere, in totale 5.428 episodi in Italia finora e per un totale di morti pari finora a 23.461, quando siamo partiti i morti ufficiali, diciamo così, si attestavano tra i 7 e 8.000, noi stessi pensavamo di arrivare difficilmente a 15.000, siamo arrivati a quasi 24.000, quindi questo è un dato su cui tutti dobbiamo riflettere. Sull'Abruzzo, questo dato, come hai detto all'inizio, è un'altra caratteristica dell'Atlante, è un'opera aperta, in progress, quindi chiunque può segnalare eventuali errori ed omissioni, chiunque può segnalare episodi da aggiungere, qualcuno appunto da quando l'Atlante è online, cioè dal 7 aprile, è stato tolto ed è in fase di revisione perché è stato segnalato che ci sono delle divergenze interpretative su specifici episodi, qualcun altro è stato aggiunto, quindi contiamo di chiudere davvero tutto il lavoro dell'Atlante, rimarrà così in progress per almeno un paio d'anni. Il 19% degli episodi, uno su cinque, è stato perpetrato direttamente ed esclusivamente da italiani fascisti su altri italiani, il 14% in modo congiunto, no? In modo che circa il 60, poco più del 60% soltanto, tra virgolette, si fa per dire, sono stragi compiute solo ed esclusivamente dai reparti tedeschi o dell'esercito regolare o dei reparti, come dire, ideologizzati come le SS. Le uccisioni singole quindi abbiamo censito poi
quelli che possiamo definire eccidi, no? Coloro, quegli episodi che hanno avuto alcuni morti, e poi anche le stragi e anche le grandi stragi, che in Italia in totale sono state quelle da 100 morti in su, sono state 14. Di queste 14, appunto, c'è anche un abruzzese, Pietransieri. E molti episodi ci vengono in qualche modo segnalati e raccontati, ne citiamo uno su tutti: i tre civili uccisi a Fontanelle a Pescara. È stato, se non sbaglio, il nipote di una delle vittime a segnalare questo episodio all'amministrazione comunale di Pescara, che non era nemmeno a conoscenza. No? Sì, in tutta Italia, anche in Abruzzo, si è creato questo circolo virtuoso, diciamo così, quindi di una collaborazione tra cittadini e tra ricercatori di storia. Questo credo che alla fine, ci sono state ovviamente tante, anche tante altre situazioni invece in cui c'è stato qualche problema, per esempio con qualche amministrazione comunale non è stato semplice, avevamo bisogno di avere accesso all'anagrafe, no? Per capire anche il censimento dei morti e così via, ma insomma in generale credo questo aspetto democratico, tra virgolette, diciamo così, dell'Atlante, cioè noi un lavoro congiunto tra chi di storia si occupa e chi la storia in qualche modo la legge, no? O se ne interessa come cittadino, ma anche il fatto che poi il sito di cui hai parlato è completamente aperto alla visione pubblica, alla ricezione pubblica, si possono scaricare peraltro le schede dei singoli episodi in PDF, quindi farle proprie. Credo che raramente un lavoro di storia, e questo più che un lavoro di ricerca storica, è un censimento di fatto. Poi saranno gli storici che si serviranno della banca dati di questo censimento per scrivere la storia, per interpretarla. L'Atlante stesso chiuderà con un grosso volumone che sarà una sorta di riflessione collettiva sui dati che scaturiscono da questo censimento, no? E chiunque quindi può liberamente navigare nell'Atlante. Questo credo che sia una cosa che in effetti molto spesso non si ha, no? C'è un piano di chi la storia la studia, di chi fa ricerca, il piano del cosiddetto discorso pubblico. Non sempre questi due piani convergono, no? Rimangono un po' ciascuno chiuso nella propria dimensione. Nella percezione comune si associa la strage alla rappresaglia, cioè in qualche modo a un'operazione di guerra dei tedeschi e, ripeto, spesso accompagnati da italiani fascisti, che puniscono la popolazione civile in ragione di azioni della resistenza, azioni dei partigiani, o colpiscono la popolazione civile per far sì che i resistenti e i partigiani smettano le loro azioni contro l'esercito tedesco. Questa è la logica, no? Quindi c'è un'azione-reazione in qualche modo, e abbiamo scoperto sul totale enorme di questi episodi che soltanto, si fa per dire, il 17% di questi episodi a livello nazionale è legato a un motivo di rappresaglia, quindi meno di un episodio su 5. In realtà più dell'80% degli episodi sono legati ad altre motivazioni di vario genere, e le tipologie che abbiamo stilato sono 10. Il controllo del territorio, no? Il consolidamento intorno al fronte, alle due grandi linee difensive tedesche, la Gustav e la Gotica, motivi anche di terrorismo sui civili, c'è anche un motivo razziale e così via. In Abruzzo di queste tipologie le abbiamo tutte. Quindi questo ci dimostra come l'Abruzzo sia stato un laboratorio davvero di guerra totale, di guerra contemporanea, purtroppo, tranne le uccisioni di stampo razziale. C'è un episodio in particolare che vale la pena raccontare? Io, più che di un episodio in particolare, certo, i sette, in parte l'hai citati, le sette grandi stragi in Abruzzo sono quelle più efferate, no? In qualche modo persone come Gesso Palena morte, anche a Pietransieri, bruciate, vive nelle loro case. Però secondo me la vera caratteristica in Abruzzo come altrove, ma in Abruzzo più che altrove, è proprio questa sorta di stillicidio, no? Nel corso dei mesi, ovviamente in qualche mese ci sono stati picchi
numerici più elevati di episodi, in altri meno naturalmente. I picchi maggiori sono stati fondamentalmente alla fine del 43, con l'assestamento del fronte, diciamo così, e poi il colpo di coda terribile della ritirata a giugno. Ma in realtà appunto ciò che conta è avere cognizione e coscienza di questo stillicidio che ha fatto dell'Abruzzo davvero, ha fatto entrare l'Abruzzo nella modernità novecentesca in modo drammatico, e forse qualche dato complessivo percentuale ci può aiutare a capire qualcosa di più dell'Abruzzo rispetto ai dati nazionali. Per esempio, hai citato prima le morti giovani, dei bambini o dei giovani. Da 0 a 16 anni in Abruzzo abbiamo avuto il 13% sul totale dei morti, cioè il 13% sono stati bambini o ragazzi fino a 16 anni. Il dato nazionale invece si ferma al 6%. Questo ci dice qualcosa. Poi saranno gli storici che vorranno ad interpretare in modo più compiuto e analitico il tutto, ma insomma più del doppio in Abruzzo. Quindi ha colpito questa tragedia in modo diretto i bambini e i giovani. Consideriamo che la gran parte dei morti sono stati fondamentalmente donne, uomini non in grado di combattere e bambini, ovviamente. Ovviamente ci sono stati anche uomini in grado di combattere, anche già partigiani catturati e poi fucilati inermi, perché censiamo nell'Atlante tutti coloro che sono morti inermi, quindi non con armi in pugno, non in grado di offendere in quel momento, in un atto di guerra, anche fucilati ex post, alle volte settimane o mesi dopo, come è capitato nel caso dei fucilati a Bussi, 10 fucilati di Bussi del 14 dicembre del 43, i 9 fucilati a Pescara, a Colle Pineta, l'11 febbraio 44, sappiamo che c'è una scuola ovviamente che sorge in quel luogo ed è intitolata così. Ecco, questi 20 erano ex partigiani della banda Palombaro, di Chieti, dell'area del Chietino, che erano stati catturati molto molto prima, era stata di fatto smantellata già in ottobre la Palombaro, e che vennero poi fucilati addirittura mesi dopo, sono stati censiti per la stessa ragione, no? Poi le donne, un altro aspetto secondo me su cui dobbiamo riflettere è la tragedia delle donne dentro la guerra, che poi sta dentro una tragedia più ampia, perché l'Atlante in fondo di cosa parla? Questo è l'altra concettualizzazione che dobbiamo fare, cioè parla della grande tragedia dei civili dentro le guerre contemporanee, il coinvolgimento dei civili dentro la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale è la prima in cui statisticamente si pareggia il numero di morti civili rispetto ai militari, il rapporto è di 1 a 1, nella Grande Guerra il rapporto era di 1 a 9, un civile per ogni 10 morti. Oggi nelle guerre contemporanee dell'ultimo quarto di secolo il rapporto è terribilmente rovesciato, 12 morti civili, un morto militare, quindi su ogni 13 morti 12 sono civili, e quindi questo ci fa capire come le guerre di oggi siano qualcosa di profondamente diverso dalle guerre contemporanee del Novecento di cui parliamo. Le donne, in Abruzzo un morto su 4 è donna, 26%, è un dato che rispetto al dato nazionale 12% è più che raddoppiato, quindi sì. La caratteristica dei morti in Abruzzo rispetto al dato nazionale è più giovani, addirittura bambini, più donne. E quindi questo ci deve dire anche qualcosa sull'impatto che la guerra ha avuto sul territorio abruzzese, sulle sue conformazioni fisiche. Il territorio abruzzese ovviamente ha una serie di particolarità fisiche che conosciamo, che hanno influito sull'andamento della guerra e quindi anche sulla violenza sui civili, ma anche la dimensione economica, no? Sociale, antropologica dell'Abruzzo, che è differente rispetto ad altre aree. No? Prezzo pagato dalla regione Abruzzo per quel che riguarda la resistenza nell'ambito di questi episodi? Due riflessioni su questo che dici. La prima, in Abruzzo il dato percentuale sulla tipologia rappresaglia degli episodi è più che dimezzato rispetto al dato nazionale, l'8%. Sul nazionale abbiamo visto che era il 17%, quindi vuol dire che ha inciso di meno la presenza partigiana in Abruzzo, non perché non ci sia stata, tant'è che ha inciso in alcune aree come la Marsica, come il Teramano,
dove ci sono state bande partigiane importanti, meno relativamente nel Chietino. Nel Chietino c'è stata l'esperienza straordinaria, come sappiamo, della Brigata Maiella, che è stata un'esperienza particolare, perché i maiellini, come sappiamo, combattevano al di qua del fronte e non al di là, cioè combattevano al fianco dell'ottava armata britannica, no? E quindi in una situazione molto diversa rispetto ad altre aree italiane dove c'era la presenza della resistenza. Certamente ha inciso la presenza partigiana, ma rispetto alle stragi relativamente meno. Ha inciso, pare, rispetto a questo tragico fenomeno, la presenza di militari inglesi, di forze speciali paracadutate in linea di massima di militari inglesi al di là delle linee tedesche, cioè all'interno del fronte, perché pare che la popolazione civile l'abbia aiutati e quindi abbia anche in qualche modo pagato per questo, diciamo così. Alcune ricerche che sta conducendo in particolare Francesco Di Cintio stanno dimostrando questo, stanno venendo fuori documenti che potranno darci, penso alle stragi di Capistrello e di Santa Cecilia, di Francavilla in particolare, ma anche altre, potranno darci evidentemente, speriamo tutti, perché un lavoro come l'Atlante serve a questo, anche a stimolare nuove ricerche, nuove prospettive, a far venire fuori nuova documentazione, magari finora documentazione militare, magari segretata, che possa essere desecretata e quindi essere messa a disposizione degli studiosi come dovrebbe essere, no? Perché c'è anche un problema di fonti, non secondario, per ricostruire davvero la storia abbiamo bisogno di fonti, ecco. Potrà darci, se i documenti confermeranno questa tendenza, anche una diversa interpretazione dell'intera campagna d'Italia sul suolo abruzzese tra il settembre e ottobre del 43 e il giugno del 44. Ecco, riguardo alle fonti storiche è interessante considerare che questo progetto, tra i finanziatori di questo progetto ci sia il Ministero degli Esteri tedesco, ovviamente ci verrebbe da dire un atto dovuto in qualche modo, però è importante segnalarlo questo, anche perché da questo punto di vista c'è stata anche collaborazione con le autorità tedesche, anche in quel capillare lavoro che è stato quello della ricerca. Qui hai toccato un punto cruciale, no? Perché per molti decenni le stragi sui civili sono cadute nell'oblio anche per ragioni, come dire, geopolitiche e militari in qualche modo. Negli anni 50 erano stati istruiti una serie di processi per arrivare ai responsabili tedeschi di queste stragi. Nel 1960 questo grande lavoro istruttorio era stato insabbiato in qualche modo. È venuto fuori a metà degli anni 90, sono stati ritrovati questi centinaia di faldoni, centinaia di migliaia di carte, il famoso armadio della vergogna, di cui molti, magari anche chi ci seguono da casa, hanno sentito parlare, che ha riportato d'attualità questo tema, no? È stata istituita una commissione parlamentare d'inchiesta nel 2006, che è l'unica commissione parlamentare d'inchiesta della Repubblica che non ha trovato esito nel dibattito parlamentare. Questo la dice lunga, no? La questione è ancora spinosa. Perché spinosa? Perché per i decenni della guerra fredda la Germania ormai era diventata un prezioso alleato del patto atlantico, del fronte occidentale, ovviamente la Germania ovest naturalmente, e quindi non era complicato rompere alcuni delicati equilibri, e lo era anche perché altre aree nazionali europee avrebbero richiesto l'estradizione dei nostri criminali di guerra, degli italiani che pure avevano commesso crimini di guerra in alcune aree dei fronti di guerra europei. Quindi la questione è delicata, ancora oggi è delicata. Tutto l'Atlante è stato finanziato solo dalla Germania. Lo Stato italiano non ci ha messo un centesimo, questo la dice lunga anche sui problemi civili di questo paese, perché uno Stato, una Repubblica che avrebbe voluto davvero fare luce su 23.461 suoi cittadini morti innocenti, questi non sono i 19 morti di Nassiriya per i quali commuoversi è cosa buona e giusta, gli intitoliamo lapidi, piazze e la nostra memoria, dimenticando però totalmente quasi 24.000 inermi morti del tutto innocenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è uno dei grandi, perciò è un buco nero della memoria italiana, no? Qui è stata istituita una commissione italo-tedesca di storici che ha studiato il problema, ha fatto alcune proposte, una delle proposte era: realizziamo finalmente quest'Atlante
delle stragi naziste e fasciste. Un altro motivo che ci ha spinto a dedicare questa puntata agli eccidi della Seconda Guerra Mondiale in Abruzzo è, come dire, considerando che si parla di uno strumento così all'avanguardia come quello della rete, è di stimolare le nuove generazioni che spesso nelle cerimonie di commemorazione e celebrazioni si trova anche un po' confusa e spaesata. Ebbene, io credo che questo portale sia di grande interesse soprattutto per quei giovani che viaggiano su internet e che dovrebbero in qualche modo consultare un portale come questo per avere una coscienza storica reale di quanto accadde in questo paese 71 anni fa, Noenzo. Quel nodo storico che va dal 1922 al 1948, lì dentro stanno i nodi di fondo anche e soprattutto della nostra attualità, del nostro presente. Molti dei limiti, delle difficoltà, delle farraginosità di quel meccanismo che ogni tanto sentiamo un po' stridere della nostra democrazia attuale ci vengono dalla nostra storia. Se non guardiamo, questa è così, l'ultima cosa che mi sento di dire, se non guardiamo e se non facciamo guardare soprattutto ai giovani all'oggi in una prospettiva storica, l'oggi noi non lo capiamo. Ci precludiamo del tutto la possibilità di capire alcuni dei grandi problemi strutturali italiani del Novecento e italiani nel senso della Repubblica italiana. Questo è il punto. L'unico modo per aprire gli occhi e credo anche il cervello è la conoscenza in una prospettiva storica.